il Presidente della Commissione del Bilancio. Però mi è doveroso questo intervento perché il consigliere Santillo mi diceva che noi a pretesto la volta scorsa abbiamo chiesto l'invio di un consiglio meramente per una questione politica. Noi in effetti abbiamo tutta la necessità, sia per il principio della prudenza e sia per la responsabilità che contraddistingue il ruolo di un consigliere nella sua politica di indirizzo ma soprattutto di controllo, di procedere ad ulteriori accertamenti di quello che al momento ci sembrava la relazione che abbiamo letto tutti, che nonostante desse un parere effettivamente favorevole delle misure dei conti, raccomandava comunque rispetto a delle iscrizioni. E quindi responsabilmente abbiamo fatto questo. Ricordiamo che naturalmente non siamo, come ha detto il sindaco, una cittadina del Trentino, però non l'abbiamo neanche ereditato questa cittadina del Trentino, perché poi in un anno e mezzo non vedo come non siamo dotati di nessuna bacchetta magica che avremmo potuto trasformare delle ataviche deficienze, per non dire altro, che si protraggono da decenni anche in amministrazioni dove parte di questo consiglio erano in presente. A noi ci fa piacere perché noi dobbiamo essere continuamente sollecitati ed è proprio rispetto a questa responsabilità di non abbandonare questa città che oggi ci andiamo a prendere tutte le responsabilità. Naturalmente lo facciamo anche con delle tutele. Abbiamo fatto un accurato studio, non dobbiamo replicare il fatto che abbiamo semplicemente rinviato un consiglio, assolutamente no, perché a sostegno, e poi ho detto nel merito entrerà il Presidente della Commissione, che ha lavorato insieme a noi consiglieri, a noi non interessa la visibilità dei singoli, noi non abbiamo bisogno di impatti mediatici, noi abbiamo bisogno di lavorare, di trovare, nonostante le grosse difficoltà, quella forza per tirare avanti e risolvere dei problemi che hanno bisogno anche di tempo. Non potevamo immaginare che nel giro di un anno avremmo messo a posto tutto. Quindi ci sta il sostegno di quelli che noi abbiamo recuperato anche come documento e anche nella risposta alla nota che il Presidente Pugliese ha inoltrato rispetto agli elementi dello stanziamento. Anche rispetto a quello che abbiamo avuto dei chiarimenti, che dopo porteremo a suffragio. Quindi, voglio dire, anche rispetto a chi ci sente, i cittadini, noi non è che siamo qui, siamo molto consapevoli di quello che stiamo facendo. E la città è difficile. Amministrare una città così come l'abbiamo raccolta è una cosa molto difficile, ma è sotto l'occhio di tutti che le cose si stanno muovendo. Io non so, voi solo che ascoltate, ma io ascolto anche tante persone che comunque stanno apprezzando. Quando noi abbiamo parlato di rivoluzione, e io lo torno a ripetere, soprattutto tenevamo tantissimo a riportare tutto nei canoni della legalità, della normalità, della riottimizzazione, del riequilibrio, e lo stiamo facendo con un grande sforzo e con grande sacrificio. Sarebbe stato molto più facile indietreggiare, sarebbe stato molto più facile non presenziare. Certo, le preoccupazioni sono di tutti, sono anche le nostre, perché sappiamo che è nel nostro ruolo, ci siamo assunte delle responsabilità e sappiamo anche come lavora la Corte dei Conti, perché nonostante le cose siano fatte anche con legittimità, e la giurisprudenza italiana è sempre sulla scorta delle interpretazioni, però non ci vediamo di dentro, siamo stati eletti, la città comunque ci ha dato un mandato e noi intendiamo perseguirlo finché è possibile. Quindi tenevo a dire questo, anche se sarei intervenuta dopo, ma lascerò dopo sicuramente ai miei colleghi una relazione molto dettagliata sul lavoro che abbiamo fatto. Grazie. Non ci sono altri interventi, metto ai voti il primo caso all'ordine del giorno, approvazione del documento di programmazione 2018-2020, presentazione al Consiglio Comunale delle conseguenti deliberazioni. Siamo in votazione, chi resta seduto a prova, chi si alza a prova, per dichiarazione di voto il consigliere Salma.